Il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso cura, non so se siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Come potete vedere, in campo si stanno ultimando i preparativi prima dell'inizio dell'incontro di oggi. Incontro che, ne siamo certi, per molti sarà il modo migliore per terminare un lauto pranzo. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Scenderanno oggi in campo col più classico dei 4-4-3. L'organizzazione difensiva è la base di partenza per esaltare al meglio le caratteristiche di squadra. È proprio quello che dovrebbero garantire i quattro là dietro, ma non solo loro. Si tratta del modulo forse più usato al giorno d'oggi. E per essere realmente efficace, tra un reparto e un altro non deve esserci troppa distanza. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. João Pedro. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Prova la giocata nello spazio. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E passa! La palla entra in aria. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Francesco Acerbi si fa trovare al posto giusto e allontana. La Lazio sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Wallace. Si poteva immaginare che questa fosse una partita tattica. Obiettivamente mi aspettavo qualche cosa di più. Se una delle due la vuole vincere, deve tentare di attaccare in una maniera più efficace. Bastos. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Caicedo! Prova con la palla lunga, ha la possibilità di andare verso la porta, colpisce e c'è il gol del Cagliari. Prima rete per il Cagliari. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. Il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Pavoletti. Marusic spazza via senza pensarci due volte.
Palla tagliata bassa. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. E l'arbitro facendo che il fallo è avvenuto fuori area, solo punizione. Preferisce l'approccio diplomatico, il cartellino rimane nel taschino. Libera tempestivamente. Ecco il tiro! Ottima parata del portiere! Perfetta la parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Spazza via. Ecco Immobile. Romulo gioca con un pallone lungo. Prova il filtrante. Parolo raccoglie un passaggio dalle retrovie. Palla in mezzo. E va a colpire di testa. Il pallone è dentro. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Parolo opta per il lancio lungo. Ci mette una pezza. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Ottimo dribbling. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Le squadre vanno a riposo con un gol a testa, un incontro interessante e dagli sviluppi tutti da seguire. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Prova a verticalizzare. Si ricomincia dal portiere. Cepitelli. Cigarini. Prova immediatamente in avanti. E trova il compagno. Se ne va. E trova Ben Pavoletti. Libera tempestivamente. La Lazio si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Barella. Ottimo disimpegno, fondamentale. Lancio lungo del portiere. Vuole la profondità. Non sta facendo un pressing asfissiante. Cercano di mantenere le distanze, Fabio, con prudenza, perché sanno che gli avversari puntano molto sugli inserimenti in velocità e i movimenti senza palla. Basta un movimento, un passaggio riuscito e sono in porta. Devono fare attenzione. Immobile! Grande parata dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione.
ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Bel pallone. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Cerca un compagno, Romulo scatta verso il pallone. Cipitelli si fa trovare al posto giusto e allontana. Vigliola. Caicedo la mette sulla sinistra. Cacciatore riconquista la palla. Palla in avanti verso il compagno. Opportunità di ripartire. João Pedro, il suo pallone è morbido, colpisce, il portiere si oppone e ha fallito una buona occasione da gol. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Di testa, grande occasione sprecata. Luis Alberto, poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il portiere la calcia lontano. Occasione per il contropiede. Ecco Immobile, cerca spazio. Correa riceve un bel pallone, si ripronto al tiro. Conclusione sul fondo. L'azione di contropiede è stata veramente ottima, peccato per il tiro, non irresistibile. Il Cagliari decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Cherry. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Cherry riceve la palla. Stanno giocando bene adesso, è il tempo che sta per scadere. Luis Alberto, pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. E l'arbitro chiude qui la partita. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana, nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. Luca, quali sono le tue impressioni su questa gara?